Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a EU4 con Valacchia. Nello scorso episodio abbiamo praticamente colto un'occasione abbastanza unica e abbiamo deciso di attaccare Ungheria, Austria e Papato mentre era in corso la guerra dei 30 anni, che comunque i cattolici hanno vinto, ma nel frattempo siamo riusciti a prendere Vienna, a buttare gli austriaci fuori in pace separata, rapinandoli praticamente. E adesso ci apprestiamo a fare la stessa cosa con il Papa, che però è stato abbastanza abile nel cercare di prendere un forte a Praga, vicino a Praga. Non l'hanno preso, hanno fatto due carpet siege piccolini, ma chi se ne frega. Andiamo ad attaccare l'esercito del Papa intanto che i bizantini sono a Roma, che cercano di far cadere la capitale del Santo Padre. Una volta che buttiamo fuori anche il Papa, sempre rapinandolo, poi cerchiamo di strappare una grande porzione di territorio all'Ungheria per due ragioni. La prima è che voglio unificare il Regno di Valacchia con il Regno di Boemia, i regni gemelli dell'Ordine del Drago, e poi perché mi piace fare lo stronzo ed espandermi. Questa è ancora una partita alta, tecnicamente, perché non ho ancora conquistato il mondo. No, scherzo, sto raggiungendo l'espansione massima da un punto di vista geografico che mi piace, anche se tutto questo territorio lo vorrei, anche le isole. Ma tempo al tempo. Intanto siamo al 69% con l'annessione di Bisanzio, che è abbastanza buono. Roma è caduta, siamo al 94%, buttiamoli fuori. Ah, è nata la Russia. Mamma mia, ragazzi, che paura che fanno. Vladimir Putin. Fa strano vedere Valacchia che ha già espugnato Vienna e Roma nel 1566. Sì, un pochino sì. Allora, voglio il tributo di Reparation e i soldini. Elevatevi dalle scatole. Boom. E adesso abbiamo un bel 99 da dedicare tutto ai nostri cari amici che sapete voi. Ok, stiamo investendo molto denaro vinto in guerra nella nostra nazione. Perché c'è un giallo e non c'è più un rosso? Deve essere accaduto qualcosa che ha fatto sentire meglio i nostri amici ungheresi. Infatti no. Allora, togliamo la pausa. Pace, voglio vedere i gruppi culturali. Praticamente è una roba di questo tipo. L'unico problema è che non posso prendere tutto perché se prendo anche Pest. Allora, andiamo a vedere un attimo le coalizioni. Ungheria, Ottomani, Bosnia, Ragusa, Danimarca, Sassonia e Würzburg. Così parte una coalizione. Però se io prendo Budapest, parte lo stesso con 8. Sì, se gli ottomani potrebbero buttarsi dentro, però l'Ungheria è in tregua. Quindi Bosnia, Danimarca, Ottomani, Ragusa, Sassonia e Würzburg, sì, possono far partire una coalizione. Così no. Non penso. Anche perché poi così posso chiedere anche del denaro. 660 e 9 porzioni di territorio che mi uniscono alla Boemia. Non potevo chiedere di meglio. Avanti ragazzi, avanti così. Conquista di Szolnok è andata. L'Ungheria è divisa in due, la Valacchia adesso confina con la Boemia. Non abbiamo più bisogno di riti di passaggio. Spero che l'abbiano capita in questo modo. Quando si dice non la capiscono con le buone, con le cattive, con le buone, la capiranno con le cattive, giusto? Esatto. Cacciamo il nostro advisor militare e andiamo a prenderne uno diplomatico. Scusate un colpo di tosse. Ok, ci sono. Ho un più 3. Che peccato. Ok, con tutto questo denaro una piccola manifattura ci può stare, vero? A Skopje dove c'è il ferro, vai.
È la nostra prima manifattura, ragazzi. Ah, dobbiamo cambiare però la cultura da serba a romena, perché altrimenti abbiamo fatto una manifattura in un punto in cui la produzione è. No, la produzione va bene, sono le tasse che sono castrate, ma a questo punto va bene. Intanto sto guardando se ci sono vicini che hanno già accolto l'istituzione della printing press. Cobalt Trade è ancora lontano, ma. Mission fulfilled, amici e amiche. Build buildings. 50 admin power più tasse e build treasury la prossima missione avrà 2000. Penso che sia abbastanza facile adesso. Anche perché stiamo guadagnando tanti soldini, non abbiamo problemi di ribelli. Abbassiamo mantenimento. Cioè, sì, abbiamo problemi di ribelli in realtà. Magari vediamo se riusciamo. Yes, Mattia Craiovescu. Può abbassare il National Arrest e questo andrà a rallentare. Perfetto. Intanto andiamo a mettere insieme la flotta. Come mi suggeriva qualcuno una decina di episodi fa, ormai, abbasso la fleet maintenance anziché mettere in mothball le navi, perché in questo modo non perdo i marinai. Devo premere G, non F. Non perdo i marinai, ma le mie navi sono pronte, le mie war galley alla bisogna. Per adesso siamo a 6 di 18. Andiamo avanti con le altre, poi. Faremo 18 galee, ragazzi. Non ho bisogno di navi da trasporto per il momento. Le 18 galee mi servono da fare attachment su quelle di Bisanzio per attaccare i turchi. Just in case. Giusto. Ok. Stati, no. Questo non ancora. Voglio potenziare un po' i burger. Va bene. I subject vanno bene, purtroppo. Ah no, senza il support loyalist la Boemia va bene. Ottimo. Torniamo a migliorare le relazioni con la Russia. Penso che vadano migliorate anche con i Mamelucchi ormai, che sono a 116. E attenzione, attenzione, perché la tregua con gli ottomani nei confronti di tutto l'Ambaradan terminerà a breve. Quindi Mamelucchi, Valacchia, Bisanzio e Boemia. Non so gli ottomani, non so se gli ottomani tenteranno di espandersi. Sarebbero abbastanza suicidi, secondo me, ma. Ora che abbiamo 48.000 uomini su 51.000. Facciamo le 51.000 a sto punto. Due eserciti abbastanza tosti. Non male, non male, non male. Ok. Colonizzazione delle steppe. Sì, possiamo dare Bratislava ai cosacchi in pratica. Dov'è Bratislava? Polonia. Ma quale è Breslavia? Scusate, ho detto una puttaneta. Qual è la città? Scusate che l'ho persa di nuovo. Bratislava. Ma Bratislava è Wrocław o sono io che sono scemo? Sì, è Wrocław. È che qui è chiamato in un altro modo. Va bene. Ah no, così guadagniamo influenza. Guadagniamo influenza con i Boyars. Mi dispiace tanto, cari. Ho fatto una cazzata. I Boyars adesso hanno influenza 101 e inizieranno un tentativo di colpo di stato. Quando è che scoppia? Più 5. Wow. Ho fatto una cazzata gigantesca, dovevo controllare. Leviamo Podolia, li portiamo 99. Ovviamente sono scontenti, però almeno non fanno il colpo di stato. Naval Doctrine. Finalmente la possiamo usare.
Melee Combat Ability più 15%. Cos'altro dovrei fare? Con 18 galee basta. Almeno nel Mediterraneo poi siamo abbastanza contenti, ecco. Ok, mettiamo da parte il denaro. Ci servirebbero più punti. Facciamo una cosa, visto che il denaro adesso c'è. Trade efficiency e nel maintenance meno 10. Andiamo a prendere almeno un po' di advisor. Anche perché, accidenti, adesso presto perderemo la power projection. Datemi un rivale immediatamente. Ottomani, Francia, Danimarca. L'insulto secondo voi a chi lo do? Ricordate gli insulti da Napoli? Quando c'è stata una fase della partita all'inizio in cui Napoli continuava a mandarci gli insulti. Io aprivo le lettere e c'era scritto al Vovoide di Valacchia su Sinalota. Send an insult. Vai. Non essere un capper. Adesso mi viene il dubbio che non ho mandato un insulto, ma ho mandato un dono. Vabbè. Va bene, avanti, dai. Trade League veneziana è stata disbanded. Potrei fare un'idea economica che sarebbe il top. Sconti le costruzioni. Potevo aspettare magari nel fare il potevo aspettare, vabbè, niente. Weapon Manufactory a scoppie. Ma poco male, dai. Ragazzi, c'è una Bosnia tutta sulla soletta che io potrei fagocitare. Potrei trasformare in un vassallo. Non chiedetemi come sia accaduto tutto ciò, perché non ho idea. Ma no, Minea è un Bevelin buffone. Il nostro erede purtroppo è molto buono nel campo di battaglia. Come, cioè, essendo un 11, è un buon leader, è meglio di quello che abbiamo adesso. Ma il nostro leader di adesso ha lo Space Construction migliorato e è Law Giver, che è fantastico. Questo che abbassa la DPU Reputation in realtà fa un po'. Non è il massimo, ecco, dai, cioè, mettiamola così. Però va bene, me lo tengo, Minea d'Aculesti. Me lo tengo. Non lo voglio disarredare anche perché vado poi in negativo col prestigio e sti signorotti qua di Boemia, poi chi li ascolta. È terminata la tregua con gli ottomani. Wow, paura. Intanto Bucarest come va? Oh, mamma mia. A Bucarest non manco il mercato. Facciamo il mercato. Sì, adesso tutti i casus belli che vanno a spawnare. Ho ancora delle costruzioni in corso di navi, sì, qualcosina. Portiamo 14 le galee. E suggerirei, ok, l'annessione all'80%. Voglio vedere una cosa, quando mi va a scadere l'icona di San Michele? Nel 73, ok. Poi potrei scegliere San Climacus per l'Institution Embracement Cost meno 20 e lo Sprayed. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Devo portare la cultura serba e quella bulgara a casa, ma chissà quando ce la farò. Velocizza 4, ragazzi, dopo un bel po' di tempo che ho fatto micromanagement e guerre e cose belle. Come stanno gli austriaci? Deve far male, prenderle così sonoramente. Quanto prestigio hanno a proposito? Corruzione 1. Prestigio a meno 43. Le hanno preso una bella saccagnata. L'Ungheria prestigio a meno 21. Francia 22.
La Danimarca meno 6. Voglio sapere i miei fratelli russi quest'anno. Prestigio 28. Cosa? No, i protestanti, no, ragazzi. Ai centri di riforma in Ungheria. Questo sì che sarà una bella gatta da pelare. Che palle, no. Ok. Vabbè. Penso che sia giunto il momento di pensare a ribelli, dai. Pest e Solsnok. Allora dobbiamo riattivare un attimo l'esercito. Nitran Hont Spistrensin, ok. Qua sopra. Andiamo a sfiammare. Che perché sennò questi si ribellano subito. Oppala! C'è un nuovo re bizantino? Ah, perché è morto il sovrano. Tanto più pratico, mi piace. Voglio vedere se riesco a sfiammare qui. Non penso. Fatemi passare un mese e poi vediamo se dare qualcuno in aiuto. Questione di diritti. Cedi a Dio nella Vallacchia. Bisanzio si arrabbia. Rinuncia a claim, perdi prestigio. Ma in realtà se... Che Bisanzio si arrabbi mi interessa relativamente poco, così li annettiamo subito, signori. Integration is a slow process. Amici e amiche di Endu Channel, con questa piccola manovra, che adesso spiego ai più, fatemi fare qui un claim che mi dimentico. Questa piccola manovra, praticamente abbiamo abbassato il costo di integrazione di Bisanzio, che era l'80%, ma abbiamo preso Edirne via evento, perché è un evento che quando tu hai in corso un tuo vassallo, allora puoi beneficiarne. E che cosa è successo? Beh, niente, è successo che abbiamo integrato in un turno solo Bisanzio. Quindi, se Bisanzio non esiste, possiamo creare una grande flotta, ok. Secondo me però siamo sopra a livelli... Infatti. Ok, sono tutte le flotte, va. Questa... Via. Però mi piace molto sta cosa. In realtà, perché vado a risparmiare sulle flotte in costruzione. Ok, se Bisanzio non esiste e noi abbiamo la città di Mures, Siliste, Oltenia, Tirgoviste, Suceava e Besarabia, noi possiamo fare una cosa che è quella di proclamare la nazione romena. Ma amici e amiche, è scaduto il tempo di questo episodio. E noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un like, perché questo è l'ultimo episodio con Vallacchia. A presto!